euroregione.news. De Spar e Polizia di Stato insieme per la sicurezza. Polizia di Stato di Udine e De Spar Nord ancora insieme nella sensibilizzazione e prevenzione di problematiche sociali quali bullismo, dipendenze, truffe, furti e la promozione della sicurezza stradale. La presentazione dell'iniziativa si è tenuta martedì 5 novembre nella questura di Udine. Questa partnership, nata nel 2020, ha visto De Spar Nord e la Polizia di Stato di Udine attivarsi con numerose iniziative concrete su tematiche che coinvolgono l'intera comunità. Nel corso degli anni sono stati distribuiti oltre 450.000 opuscoli informativi nei punti vendita De Spar, Eurospar ed Interspar della regione, contenenti informazioni pratiche su come affrontare e contrastare diverse problematiche sociali, inoltre materiali necessari per la promozione di campagne di comunicazione online ed eventi di sensibilizzazione. Iniziative come queste rappresentano un esempio eccellente di come il settore pubblico e privato possano lavorare insieme per affrontare problematiche sociali che toccano la vita quotidiana delle persone, ha dichiarato Riccardo Riccardi, assessore alla salute e politiche sociali e disabilità e delegato alla protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi viviamo in un contesto di crescenti paure, sia tradizionali che legate al progresso tecnologico, ed è fondamentale che i cittadini siano informati e consapevoli dei rischi e delle soluzioni offerte dalle istituzioni, così il questore della provincia di Udine, Domenico Farinacci. Indubbiamente l'obiettivo della sicurezza è un obiettivo complesso, un obiettivo articolato. I principali attori in questo settore ovviamente siamo noi, è l'amministrazione della pubblica sicurezza nel suo complesso con tutte le articolazioni, quindi l'onere fondamentale ricade sulle forze di polizia e sull'apparato dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Ciò non toglie che gli attori sono molteplici e diversi operatori a vario titolo, sociali, economici, industriali, imprenditoriali, commerciali, possono contribuire nel creare condizioni che favoriscono appunto condizioni di sicurezza. Le informazioni sono importanti, ma è ancora più importante farle pervenire alla persona giusta nel momento giusto, a chi più ne ha bisogno. Con Despar siamo riusciti a valorizzare una collaborazione che persegue proprio questo obiettivo. La sicurezza dei cittadini è certamente una priorità tra le azioni della nostra amministrazione comunale e riteniamo che due fattori siano fondamentali: l'informazione e la sinergia tra enti istituzionali e realtà locali, ha dichiarato Rosy Toffano, assessore alla polizia locale e alle sicurezze partecipate del comune di Udine. Il nostro obiettivo non è solo di natura commerciale, ma anche sociale, ha affermato Fabrizio Cicero, direttore De Spar Nord per il Friuli Venezia Giulia. Attraverso i nostri punti vendita vogliamo offrire ai cittadini strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane legate alla sicurezza. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa perché la nostra presenza capillare sul territorio ci permette di andare in contatto con migliaia di persone ogni giorno. Noi siamo convinti che la nostra responsabilità sociale passa anche attraverso la collaborazione, no? E l'attenzione di questi temi, e abbiamo per la terza o la quarta volta ormai dal 2020 stampato queste brochure che verranno distribuite all'interno di tutti i nostri punti vendita, perché dobbiamo alzare l'attenzione verso temi importanti come le truffe verso gli anziani, le persone più deboli, la sicurezza stradale. Parliamo di bullismo, di dipendenze e anche delle insidie della rete che sono all'ordine del giorno, e della sicurezza delle case. Dobbiamo parlarne per alzare l'attenzione, per abbassare il rischio, e noi lo facciamo attraverso i nostri punti vendita. I nostri clienti vengono da noi, si fidano, ci ascoltano, e noi vogliamo fare la nostra parte come è giusto che sia, perché facciamo parte di una catena importante che sul territorio è presente in modo capillare e vuole rendere al territorio una parte di quello che il territorio sta dando a noi, e quindi dal punto di vista sociale ci rendiamo disponibili a sostenere iniziative importanti. Questo è un esempio di come il pubblico e il privato possono lavorare insieme per la comunità. L'iniziativa si rinnoverà anche quest'anno con la stampa e la distribuzione di materiali informativi che offriranno consigli pratici su come affrontare situazioni di bullismo e cyberbullismo, truffe, furti, descrivendo in maniera semplice le tecniche più comuni e fornendo suggerimenti per proteggere la propria abitazione. Inoltre verranno fornite indicazioni sulla sicurezza stradale e su come gestire le dipendenze. Un altro aspetto importante degli opuscoli è il richiamo al numero unico di emergenza NUE, il 112.